Ehi là ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Farming Simulator 19. Oggi siamo nella mappa Italia in compagnia di Mitigaccio e Nora. Ciao a tutti! Ciao! Oh, vedi, no, perché dico, si va a finire che come a Robby non si sente più quando iniziamo. No, no, si è sentito, E meno male. invece mi sono Sì, sentito, eh. te la sei sentita, grande compà. Allora. E siamo qua. Nora forse non lo sa perché magari lei non c'era, ma abbiamo comprato un terreno. Questo qui, il terreno 6. Ho notato, Abbiamo notato. comprato il terreno 6. La Cressoni, forse lei se la ricorda, Sì, cioè sì. la lama, la trebbia, eccetera, eccetera. Ok, dunque, ci abbiamo da lavorare questo terreno. Abbiamo un po' di paglia. Abbiamo già discusso su cosa fare con la paglia e non c'è molto da fare. O la si conserva o la si vende. E diciamo che l'unica è venderla perché che ci si fa? Però per poterla vendere mi serve un cassone da carico, quindi almeno quello penso che lo prendiamo a noleggio perché comunque non penso che ho molti soldi, no, anzi ho anche i debiti. Quindi è che sicuramente ho paura che neanche me lo ripago il noleggio del cassone con sta paglia, perché comunque mi dà qualche dubbio. Però vabbè, insomma, che fa? Lasciamo qua, pare brutto, vediamo. Vabbè, Infatti. allora, quindi c'è da continuare a trebbiare. E Sì. poi devo vedere sto frumento se mi conviene venderlo oppure no. L'ife me lo paga un pochino, ma l'ife chi è? Ah, è qua dietro L'IFE. l'angolo, vai, lo vado a vendere subito che abbiamo bisogno Lì di sopra, recuperare. guarda, guarda lì sopra, Sì. guarda, te lo sto Ah, segnalando, lì ok, sopra. facciamo una cosa senza perdere troppo tempo, visto che poi giustamente Nora non sa che fare. Un bel cassone da carico, bellissimo questo Ribéry, che cacchio è un calciatore, non lo so. Ribéry, sì, quello del Bayern Monaco, certo. Oh, ecco, pigliamo a lui a noleggio 85 cavalli, una buona capacità di carico, tutto sommato. Lo Perfetto, piglia. così ci gioca sulle fasce, Ribéry, ragazzi. Ah, ma la Oh, esatto. capacità. Vabbè, la capacità che. No, la capacità va bene da quello, eh. 2000 euro. O piglio scassato, che me frega, noleggia. Ok, Nora, puoi Oh, andare in 2000 euro. negozio a prendere il signor Ribéry. Sguccio. Vai a pigliare Ribéry che l'abbiamo appena acquistato per 2000 euro al signor Ribéry. Uso il Ora, Lamborghini, vado con quello. Certo, che fa? Io voglio dire a Ribéry. Nicche, Oh! frena, 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 Che frena. Hai comprato un vuoi? tagliaerba, eh? Non te lo voglio dire. Scusa, ma si trova nella sezione cassoni da carico? Hai comprato un tagliaerba, non voglio dirtelo. Ma porca miseria, ma se si trova il signor Ribéry nella sezione cassone da carico? Io dico, è un cassone da carico. Non me lo mettere, mettimelo nelle falciatrici, non me lo mettere. Ma sicuro? Mettilo. Però scusa, però qui dice che lui carica tutto, quindi magari carica pure. Che cacchio ne so io? Io leggo sotto, dico le falciatrici tagliano l'erba. Leggo sotto, però boh. E che ne so, Nora, ormai porta qua il signor Ribéry e vediamo un po' che cacchio sa fa questo qua. Cosa Sì. ne so io? Vediamo. Oh, Se ma prendiamo un le. giravita, lo smontiamo, lo No, modifichiamo. gli diamo un pallone e se passa il tempo nel caso, se non sa Fa fa le fasce, niente. perché proprio le fasce servono qui, vedi? Io lo vado a prendere, Vai a vediamo. pigliare Ribéry, Vai, lo Nora, metto. valla a prendere. Va a pigliare Ribéry, lo mettiamo lato fascia, fasce. Magari sa fa qualcosa lato fascia. Gli facciamo fare l'ala. Il O lo mettiamo in attacco. trequartista, no. il trequartista. Lui è un'ala Ah, è un piccione. sinistra. Ah, No, cioè ok. un'ala destra, scusatemi, un'ala destra perché c'è il sinistro. Vabbè, insomma, e nella pancia porta il Vola. Bravo, carburante. sì. Ma Io sto cercando la speriamo strada per che. andare a scaricare sta roba. Ma Occhio al è treno, passato. Nora, perché il treno ti segue. No, no, il treno a me. Ah no, ma di qua non passa il treno perché qui va a sbattere contro un muro, quindi. Un muro. Sì, ho scoperto che qui non può passare. C'è il binario, ma non passa. Quindi da là potrebbe essere una strada che ci porterà alla versione pro, ma. No, no, perché mi trovo in un lato che non c'ha niente a che fare col pro. Ah, stai su, al nord stai, ho capito dove stai. Sì, sto proprio a nord, guarda, fa freddo di fatto. Mettiti la giacca, non stare col gilet. Oh, sto vendendo, e vai. Apri il tubo, compà! Se ce l'hai Ah no, già io lo devo aperto. aprire, è vero.
Chi mi scarica? Chi ha voglia di scaricarmi? Guarda, purtroppo ce l'ho io il cassone, devo fare questa brutta cosa. Mannaggia il ciuccio. Lo so che tu ce l'hai dritto e cose varie, purtroppo mi tocca a me star lì. Sì, compà, sempre dritto. Ecco qua, devo aspettare Nick. Un attimo, perché purtroppo ho perso tempo perché mi sono perso, sì. Perché... Ah, tu stai laggiù, ti sto vedendo forse. Io ho appena fatto una capriola in curva fantastica. Guarda, se prova poi con l'ape e non ne parliamo. Una capriola. Ancora non hai tolto quella mod, compà? Mi sono rimessa in piedi, però. Io l'ho tolta, compà. Da Dio va, compà. Ma io l'ho lasciata perché è molto bella. Sei di là. Aspetta un po' che poi vedrai poi. Come direi che è troppo bella. Siamo sicuri che è un cassone da carico sto coso? Vabbè. Io c'è. Quella è la cosa che mi preoccupa. Non pare che abbia una lama davanti. Sì, perché è una falciatrice di fatti, però si trova sul cassone da carico e i simboli sono tutto. I simboli c'è tutto, stampato tutto, quindi voglio dire, ma forse carica tutto pure, che ne so io. Ma adesso lo proviamo. E prova. Vuoi trebbiare te, compà? No, devo vedere anche gli altri terreni che abbiamo qua, in fase di crescita 100%. È vero, abbiamo aggiunto la scopa. Mizzica, non mi dire che devo andare a prendere la scopa, mo. No. Te la trovi dietro al pantalone. Oddio. Ok. È una scopa richiudibile. Ok. Dove cacchio sta sta scopa, scusa? La componi tipo, praticamente. Tipo come la motosega, sai? E dove cacchio la compro? Varie. Ok, eccola qua, scopa. Dai, è comoda però, pronta all'uso così. Brava Nora, cioè, brava, vedo che sei molto... Sono d'accordo con te, Nora. Ecco. Prendile in mano, Ni, e scopa. Sì, lo sto facendo proprio mo, guarda. Ma scusa, ma sta roba... Senti come fa... Sì, ma c'è... Senti. Però devo dire, scusa, questa qui che è cacchina... Di sicuro la sto buttando, è inutilizzabile poi. E dove la mettiamo? Ma sì, effettivamente che cacchio ci devo fare con sta roba? È solo per lo sai, tu non puoi capire quanta cacca fanno quelle galline. Non ti preoccupare, compà, che ne avrai di cacca. No, grazie, non è che ci tengo tanto. Vabbè, dai, galline, mi raccomando, tappatevi il di dietro. A posto. Galline, mi sa che dobbiamo mettere un po' di riso insieme al frumento, così almeno... Tu sei là, io ti restituisco un po' di debito. Hanno meno popò. Ma no, che mo ti serve per comprare il cassone, compà. Quale cassone? Riberi non servirà a niente, fidati. Mannaggia, ciuccetto Riberi, mannaggia. No, è uno questo. Ho sbagliato. Ora gira a destra. Ma no, quello sono io. Dov'è Nora? Io manco la vedo. Tu sei. Ok, sì. Nora, tu stai? Guarda, se giri piano. Gira a sinistra, mo qua sul terreno 16 e poi tutto dritto. Dove c'è il ponte? Non lo so, devi passare a destra del terreno 16, mi pare. Troppo prima, più avanti, sì. A posto, compà, vado a fare sta vendita io, va. Vai, compà, vai. Ok, ma forse... Andiamo a sinistra. Il grano. Dove stai andando, Nora? Non c'è la strada qua. No, c'è la strada. No, è quella che va a destra. Ma qual è quella a sinistra? Vabbè, si è persa. Arrivo. Aspetta. Comunque. Vai, aspetta che mo la vedrò qui dai monti. Che si vede tutta la superstrada lì, la strada principale. Mi faccio un giro turistico. Vai, anche fai la turista. È bello farsi. È troppo bello farsi un giro turistico in questa mappa, Nora. Appunto, è meraviglioso il panorama. Avanti, io invece scarico un'altra botta. Visto, compà, com'è più facile la scala, sì. La strada da qua, compà.
Beh, sono arrivato subito. Eh sì, perché hai fatto il tornante. Ho fatto la chicane. Sì. La curva S, attenzione, pericolo. Intanto sto frumento sta buono. Sta buono, un po' a far recuperare le nostre finanze. Ah, dai, un po' di soldini. Ho dato indietro 15.000 euro, ne mancano 25. Eccovi. Yeah, boh, speriamo che sto coso serva a qualcosa, se no c'è da tornare indietro, mannaggia. Ah, dai, adesso vediamo se funzione. Vai, Ribéry, forza. Devi prima... Ok, lo devo dispiegare. Oddio. Si è più buttato, potente del trattore. Si è buttato di lato. Boh, speriamo che piglia. Prende? No, pare di no. Prende? No, mi pare che prende. Non prende. Non prende. Mannaggia, Ribéry, sei stata una delusione. Non prende, non funziona. Ma più deluso è chi ha messo quello nel cassone da carico. Mannaggia il ciuccio. Senti un po', ma io mi ricordo che sto coso l'abbiamo usato la prima volta. No, mai. Ecco. Ma se vuoi, Nick, non ti preoccupare, che se vuoi prendere quello giusto ripristini il trattore, quello, così io faccio solo il sì, quello ritorno. Sì. Ma no, per i 2.000 euro che ci ho buttato sopra. Ah, lo so, quello effettivamente è un peccato. Vabbè, una non lo sa, ci abbiamo provato. Lo so, lo so, difatti la fregatura di Ribéry quella è stata. Sì. Cioè, pure è un giocatore che c'ha un bel sinistro, destro. E io gli do uno dietro però, di destro. Va bene, allora facciamo il ripristina. Sì, sì, fai pure. No, perché devo. Perché? Ripristina. Sì, sì, serve quello giusto. Mannaggia, è che a sto punto spendiamo 4.000 euro e non so manco se me li ripago. Fai un po' perché quello è noleggiato. Compa! Mannaggia, se no se no lasciamo perdere e seminiamo direttamente. Perché sinceramente, scusa, ma li guadagniamo. Quanto costa? Aspetta, compa. Ma il trattore è qui. Lo so, l'ho ripristinato, è vero, però facendo due conti dico, ma ne vale la pena? Cioè, paga 70 euro ogni 1.000. Facendo un pieno sono 25.000. No, sono 1.400 euro ogni pieno. Pure che ci escono qua 6-7 pieni. Sì, insomma, ci guadagno 2-3-4.000 euro. Ma vedi che fatica bisogna fare per raccogliere tutta sta paglia. Cioè, mi sembra. Allora, un po'... fai attaccare la seminatrice all'altro trattore a. Forse è meglio a direttamente. Forse è meglio direttamente seminare. Però, mai che l'ho mandata là. Ormai che gli ho fatto ripristinare il trattore, mannaggia, ci fosse stato qualcosa che potevo portare magari indietro. Ok, potremmo prendere un piccolo arieggiatore. Perché alla fine non ce l'abbiamo. Così almeno non torna a mani vuote, l'arieggiatore, anche se è piccolo, serve sempre. Se, dai, facciamo così, almeno non torna a mani vuote, che pare male che una volta che... No, ma tranquillo, allora, lo piglio scassato, si risparmia qualcosina. Ok. E già che te trovi lì, lo ripari. Ah, perfetto. Sì, perché insomma dovrebbe costare poco ripararlo, penso. Sì, una cinquantina di euro. Allora, oggetti noleggiati. Ribéry, vatti a quel Manchester. Vai a giocare in un'altra squadra. Niente, non si è rivelato buono. No. Ritorna nel Bayern Monaco. Ai 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 ai, compa, che fregatura. Ritorna dalle Monache. Oh. Ma infatti io come ho letto la falciatrice ho detto ma... Io non ci ho fatto caso perché l'unica cosa che ho guardato era la categoria. E il prezzo, immagino. Allora, dico, 74 cacchio, euro. A posto. Buono, abbiamo risparmiato 1.926 euro. Ah, vedi? Ottimo. Buono. È inutile che pigliamo sta paglia, tanto mi sa che a malapena ho speso 2.000 euro per Ribéry, ne spendo altri 2.000 per pigliare un altro cassone, so 4.000, se tutto va bene forse li recuperiamo 4.000, a sto punto tanto vale che lascio perdere, seminiamo direttamente e via.
Sì, hai ragione, compa, hai ragione. Cioè, è una perdita di tempo raccogliere la paglia per cosa? Per guadagnare che? Niente. Non ne vale la pena. Troppo poco. Hai ragione, compa, hai ragione. Cioè, almeno per solo ribe, no male, ci avremmo guadagnato qualcosa, ma ormai diventava una spesa di 4.000. Diventava quasi come quelle persone che continuano a spendere soldi al casino perché dice prima o poi li recupero. Come no? Ciao, mai. Sì, mai. Per quello, quindi io penso, no, vabbè, non li recupero quei 4.000, difficilmente. Forse sì, ma a che costo? Al costo di consumare un trattore, al costo di perdere tempo, non vale la pena. No, compa, no, hai ragione. Prima si semina, prima si raccoglie da capo. Ma sì, infatti. Se avevamo i cavalli, ok, la paglia serviva ai cavalli. Anzi, okay. Sì, vabbè, quello è ovvio, l'avrei raccolto un po'. Sì, ma siccome non mi serve. Però una cosa buona da fare, Nora, poi c'è, veniamo qui per fertilizzare. Cioè, prima di seminare è meglio fertilizzare. Vediamo se questo è con la calce viva. No, fertilizzante, buono. Vabbè, ma pigliamo quello solido, va? Il mastro. Lindo. Mastro primo 332. Uè, uè, Nora, dove vai? La farm è di qua. Eccolo là. Porca miseria. Complimenti per il... Sì, aspetta, ti metto a posto. Non è certo il posto ideale per dove ribaltarsi, eh? Esatto. Tra il mio tre passa il treno. No, aspetta. Mi sono raddrizzato da solo. Ok, niente. Ti ringrazio per la botta, che comunque molto gentile, signorina. Vabbè, oh, compa, c'è stato un attimo di defiance, né? Boh, che cacchio ne so, è stato un attimo che mi si è tirato di lato, capi? È giusto, quindi si è caduto... Il peso si è buttato tutto di lato e mi sono ribaltato. Ma questo lo porto al 6 o lo lascio in farm? No, in farm, ho fatto uno spiazzale, se guardi c'è uno spiazzale. Dove sta lo spiazzale? Ah, vicino di là, al terreno. Vero, un'ottima idea, Nick. Per forza, perché non so dove mettere le cose. Io sono messa uguale, quindi... Mo te metti a spianare. A posto. Ti serve il Lamborghini? Beh, sì, portalo, che comunque c'è da togliere il cassone, quello per... insomma, per il grano. Quindi vieni senza niente. Va bene, sì. Apri il tubo, compà. Vai da sopra, bravo. Vai, dagli una parola sta trebbia. C'è il suo perché, Tu non ti preoccupa. Trebbiolina vuole essere un po' lavata perché... Specialmente la lama. È vero. Sei arrivata, Nora? Arrivata. Che faccio, semino o aspetto che passa? So, semina, a girare, okay. A giro tondo. Però mi sa che conviene che usi il mio trattore. Quindi... Ah, vabbè, ci scambiamo, sì. Allora. Sì, perché quello che hai tu con le gomme strette non è proprio adatto. Ok, ecco qui. Fate uno scambio di trattori, bravi. Esattamente. Scendi al volo. Ok. Là. Col fischio senza. Senti il ruggito del Fiat. Boh, semina quello che preferisci. Colza. Bom. Io vado invece a vendere frumiando. Andiamo di colza allora? Vai di colza. Tanta colza, Nora, vai. Un po' di soldi con la colza. E posso restituire altri 10.000 euro di debito. Bam.
20.000 euro di debito rimasto. Ah, dai. Stiamo solo a ripagare il debito, ma vabbè. Ma hai fatto il debito per comprare il terreno? Mi pare di sì, è possibile. Attenzione! Il treno non va! È successo? Attenzione, qui questa strada passatoiosa. Ok, perfetto. Plioppla. Voilà, voilà. Pure tu, compa, hai visto là che bello? Sorpasso! Vai, vai. Oddio, 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 come... guarda, si va molto meglio qua. Vedi quell'altro, vedi, è diventato un treno. Sì, ma io non lo riesco a fare, mi blocco. Con la mia di trebbia è impossibile. Oh, caccia la miseriaccia, non vedo niente. Mo viene investito da un treno. Il treno dei desideri. Dei pensieri dei miti all'incontrario. Adesso vieni investito, poi ti spoglio. No. Che ha detto? Aspetta, ora non l'ho capita. Hai detto vieni investito da un treno. Se viene vestito. Io non spoglio di sicuro a lui, ne puoi stare certo. Piuttosto mi faccio spogliare da una doma, no? Da un uomo. Sì, da un callo domani. Sì, da un cavallo domani. Nora, mi spogli tu, Nora? No. Fatti sentire però dalla tua ragazza mentre che lo dici. Ecco. Meglio di no, perché sennò sentite Stang. È un suono che non sento quasi mai. Da tanto tempo, vero? Aspetta che ho un leggero problema. Ok. Ci sono andato vicino stavolta. Attento ai dolci. Aspetta un attimo. No, il treno è andato vicino, mi sa, eh. Sì. A posto. C'è da aspettare mo qua. Qui c'è da aspettare, non c'è molto altro da fare. Questa l'hai parcheggiata. Ma questa è l'unica che entra dentro al garage là, quindi tanto vale che la parcheggiamo al fresco. Eh sì, compa, lasciate le cose là. Io so bravo a fare parcheggio. Ah, nel campo 1 abbiamo messo frumento di nuovo. Boh. Sì, per le galline, sì. A posto. Va bene. Oh, il tempo è volato, dai. Qua ci vorrà un botto di tempo prima che finiamo di seminare, quindi va bene così. Sì. Direi non che non è piccolo, Nora, non te puoi lamentare. E dunque, possiamo concludere, compa, vieni qua, vieni sul terreno 6. Che così? Sto sul terreno 6, voi dove state però? Ah, dall'altra parte. Dall'altro guarda, switcha sul trattore. Sto facendo bunny hop. Che devo fare? Ah, lui. Va bene. Va bene. Allora, ragazzi, concludiamo il gameplay, che naturalmente speriamo vi sia piaciuto. Mi raccomando, vi ricordo che in descrizione trovate il canale di Nora e il canale di Miticaccio, passate a trovarli. Grazie mille. E poi in descrizione trovate anche il mio canale Twitch, dove faccio le live, passate il pomeriggio dalle 16 in poi. E niente, insomma, date un'occhiata alla descrizione. Vi salutiamo, ragazzi. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, ciao compa. Oh. Ciao.